Sapete la storia? Bello, stronzo, è impossibile. Ce l'avete presente quella storia? Eccolo qua, guardate la mattina che faccino che c'ha. Ah, quel faccino lì, quindi era parte del bello. Sì, stai filmando? Sì, sì, vabbè, certo. Però è stronzo, è impossibile. Io il fiatone che il telefono lo sguoccio qua mi ha detto già due volte. E non è finito. Signora Franchi è al limite di un infarto immediato sul capo della paddle. Glielo ho detto, gli ho detto guarda che ho 50 anni e lui ha detto non me ne frega niente, se no stavi a letto. Bello, stronzo, è impossibile. Dai. Si può avere maestro dai, così? Forza, bello, stronzo, è impossibile, ma ci siamo dimenticati di dire una cosa, Totò. Alle 8 della mattina, Madonna. Perché sai, uno bello stronzo è impossibile, primo pomeriggio, lo becchi alle 6 del pomeriggio, il tuo, come si chiama, il tuo, la tua misurazione, la tua soglia è ancora, cioè è già messa e quindi vai liscio come l'olio, ormai è passata tutta la giornata. Alla mattina apri gli occhi, ti infili due cose, occhi chiusi, Totò mi porta qua, io non vedo, non sento, sono proprio addormentata, poi arrivi qua e c'è il bello stronzo impossibile. Abbiamo la maglia uguale. Hai visto? Io però sono Madonna, tu invece sei Valentine. Io invece Madonna. Madonna, I'm sorry. Ho finito la mia lezione. Sono le 9 e mi vado a fare una bella doccia. Cherie, ecco. Vuoi farti il trucco anche te? No, non puoi venirmi in braccio. Vuoi farti il trucco anche te? Non cadere. Anche te? Allora, oggi altro shooting, dove non mancano, guarda che belli, Anna, falli vedere. Mm. Volete vedere uno dei miei colori preferiti? C'è l'ornella di mezzo. Arrivo, e live. Sto appoggiando l'aerografo. Questo è quello che vi metto sempre, che è stupendo. E non vanno mai via. Questa, spiega che cos'è. Ottimo. Il primer serve a preparare la pelle prima del fondotinta, però anche nell'illuminante e quindi ha un effetto, diciamo, molto naturale, molto glow. Ma poi voi vi rendete conto della fortuna che ho io? Elisabetta, volendo posso sfalsare le poltrone? No, ma siamo live, va bene, c'è un fotografo. Siamo. Guarda i brush. Guarda la bellezza. Soprattutto questo oggi usiamo perché è molto fresco, un colore pesca. Sì. È così come la modella, vedi, un po' primavera. Primavera. Un po' primavera. E questa che cos'è, Ornella? Questa invece è una base molto leggera da mettere dopo il primer che fa seconda pelle, quindi non si percepisce il fondotinta ma ha una copertura naturale. Poi voi dovete sapere che Diego Dalla Palma ha usato tutto il packaging nuovo, è rose gold che è il mio colore preferito, cioè colore che io ho sempre in collezione in armadio, pazzesco. Bene, poi finiamo con un filino di eyeliner e la matita bocca per fare un po' di contouring alle labbra. Esatto, poi ci vuole la bellezza. Anche l'eyeliner è molto comodo perché ha questo pennellino, l'applicatore, beh questo è un verde per la collezione nuova, però noi usiamo anche la versione nera. E proprio l'applicatore è molto carino perché fa già un tratto, aspetta, bisogna un attimino sempre scaricare, vedi che tratto sottile. Quindi io che ho gli occhi azzurri, mi viene fuori un azzurro mare. E la versione estiva. In questo video ci sono due cose a cui io tengo molto. Una è questo colore, che è un colore che è nato in un momento di duro, eravamo in pieno lockdown, l'ho già raccontato, e quindi volevo il colore della rinascita e mi è venuto in mente lavanda, perché è il colore della freschezza, della femminilità, della primavera. E la seconda cosa è questo progetto,
il mio sandalino abbinato a uno smalto che io amo molto. E qui è nata la seconda idea. Grazie Diego dalla Palma per avermi dato l'opportunità di poter regalare a tutte le clienti che acquistano il sandalo lo smalto che io preferisco. E se poi lo abbinate alla lavanda, wow! Mettiti quello di Diego dalla Palma. Sì, guarda il colore. Allora, dovete sapere, vedi qua Anna, che lo spieghiamo bene, dammi la scatolina di Lilli. Dovete sapere che il colore che c'è dentro al sandalino, scusate il casino ma stiamo facendo un bel qui, si chiama come, neanche farla apposta, non è stata studiata, l'abbiamo scoperto per caso, ma questo rosso si chiama Bloody Mary, che è il cocktail mio preferito, capite? Le combinazioni della vita. Vabbè, vai avanti, ma questa è una combinazione pazzesca.